tecniche che faccio sempre per il bene della squadra, ma problemi non ce ne sono assolutamente. Scusa, l'idea di provare gli ultimi minuti Robinho trequartista, insomma, comunque di nuovo queste tre punte, vedo che partita dopo partita stuzzica sempre di più. Sarà anche una scelta iniziale prima o poi o solo partita in corso? Potrà essere anche una scelta iniziale. Credo che si possa giocare anche con le tre punte, soprattutto quando c'è grande partecipazione alla fase difensiva, come fanno sia Ibra che Rovigno che Sherard. E quindi questo fa sì che aiutano la squadra e nello stesso tempo hai più qualità offensiva. Parliamo della partita, era importante raggiungere la semifinale, è stata raggiunta, quindi altra sfida con la Juve. Importante vincere stasera perché perdere fa arrabbiare tutti. Io lo so, io ci tenevo e ci tenevano le ragazze a vincere, hanno fatto giocando anche una buona partita, a parte che nel frattempo abbiamo concesso, credo, una palla più importante alla Lazio sul colpo di testa di Gonzales, però la squadra poi dopo si è ripresa, ha difeso bene, ha creato molto, ha sbagliato poi soprattutto un passaggio, il campo era in perfette condizioni. Quindi siamo contenti con quello E la Juve adesso? che abbiamo fatto. La Juve ora aspetteremo di giocare la semifinale, perché prima della Juve ci sono partite importanti e la prima è quella di domenica sera col Cagliari. Bene, Furio Frigongeli. Sì, dai, ti ho detto Una una domanda domanda di sul mercato. tennis e via, dai. Sarebbe un problema allenarle due, più due adesso, meno attacco invece di uno? Faccio Furio. Domani credo che la società abbia detto che domani è il giorno in cui si saprà chi è l'eletto. Ma per te sarebbe un problema trovartene due? No, problemi non ci sono. I giocatori che sono del Milan sanno che sono tutti a disposizione della società e dell'allenatore. L'allenatore deve fare delle scelte nel bene e nel male. E non posso fare diversamente perché tutti gli unici in campo ce le posso mettere. Furio, col microfono forte. Una bella sorpresa, Mesbah, partito magari un po' a rilento, però soprattutto nel secondo tempo anche dei bei traversoni. Te l'aspettavi così? Le qualità dei giocatori le conoscevamo, ha fatto una buona partita, a buon piede, per essere solamente da 3 giorni che è con noi, sono contento di quello che ha fatto. C'è una domanda qua? Ma l'infortunio di Merkel rischia di metterci un po' in difficoltà a centrocampo? Innanzitutto Sedorf ha fatto una buona partita e quindi è pienamente recuperato. E sono contento di quello che ha fatto e della prestazione che ha fatto, perché Sedorf è un campione. E dispiace per l'infortunio di Merkel, speriamo che sia di lieve entità. Esto era l'obiettivo, il primo obiettivo era di jugar esta final, la vamos a jugar, estamos contentos, lucharemos para ganarla. En su primer año como entrenador, lleva al Real Madrid a una final de Champions. No sé qué destacaría más, el trabajo en defensa, en ataque o a Sergio Ramos directamente. Creo que hemos preparado bien el balón parado porque tenía un problema sobre el segundo palo, lo hemos hecho bien, Sergio Ramos está jugando a una temporada extraordinaria como el mejor defensor del mundo. Bueno, creo que para ganar un partido aquí 4-0 necesitamos un trabajo de todos, lo hemos hecho bien todos. Me gustó mucho el trabajo defensivo de los delanteros, me gustó mucho el trabajo ofensivo de los laterales y de los medios que han soportado muy bien la fase ofensiva. La última, Atlético de Madrid o Chelsea. Vamos a ver, dos equipos, uno con mucha experiencia como Chelsea, que tiene el costumbre de jugar este tipo de partido, el otro con un entusiasmo y una gana increíble, ¿Qué es más peligroso? como el Atlético. No sé qué equipo elegir, lo importante es que es
vamos a Lisbona. Gracias, entrenador. Enhorabuena.